Siamo di fronte a un tornante della storia, ovvero mai come in questo periodo la regione Marche, come le altre regioni italiane peraltro, avrà a disposizione una serie di risorse, un numero, un quantitativo di denaro mai visto prima. La prima volta dal dopoguerra che ad esempio nell'arco del periodo di programmazione 21-27 avremo a disposizione qualcosa come 1 miliardo e 100 milioni. E quindi noi ora siamo nella condizione di poter programmare questa mole di risorse secondo una serie di regole che ci vengono affidate dall'Unione Europea e che dobbiamo tradurre in un piano operativo, si chiama PORFESR, che sarà approvato a gennaio e che metterà a disposizione qualcosa come 1 miliardo e 100 milioni di risorse, di cui 720 circa per lo sviluppo economico e circa la restante cifra di 300 e rotti milioni per la coesione sociale. Siamo qui proprio per porci in termini di ascolto per capire quali sono le finalizzazioni, gli obiettivi, le destinazioni più auspicabili, tenendo conto che dovranno essere finalizzazioni da rendere coerenti con l'altro grande fondo che è messo a disposizione anche delle Marche, che è il PNR. Un ascolto dal basso, una metodologia partecipata, condivisa, sussidiaria, che porterà, si spera, insomma, nella maniera più tempestiva ma anche qualitativamente adeguata, le Marche a rispondere presente a questo richiamo, che fra l'altro riguarda risorse che probabilmente non saranno così generose nei prossimi anni, quindi è un'occasione da non perdere. Le cifre sono alte, come avranno già ricordato l'assessore, insomma è una svolta insomma, anche per la programmazione europea e per la Regione Marche. Parliamo di 1 miliardo e 100 milioni di euro che rappresentano un incremento del 76% rispetto allo scorso periodo di programmazione. Le opportunità sono tantissime, gli obiettivi sono stati definiti quelli strategici da parte della Commissione europea, con un'Europa più intelligente, che quindi è un obiettivo rivolto alle imprese che assorbirà quasi il 50% delle risorse. Un'Europa più verde che si attesta sul 30% circa, che riguarda tutti gli investimenti sull'efficientamento energetico, l'adeguamento sismico, la difesa della costa, tutti i temi di grande interesse per la Regione. Poi abbiamo un'Europa più connessa, il terzo obiettivo, un'Europa più sociale, che sarà il contenitore del Fondo Sociale Europeo, quindi un altro programma molto grande, sempre dei fondi comunitari che cuberà circa 370 milioni di euro all'interno di questo 1 miliardo e 100, e l'ultimo, un'Europa più vicina ai cittadini, che è il quinto obiettivo, forse anche il più sfidante, perché è quello che richiederà un'aggregazione dei comuni per sviluppare dei progetti integrati di sviluppo dell'area. Questo richiede una sfida importante anche da parte dei sindaci, che devono mettersi insieme per sviluppare una progettualità comune. Questa è una novità della nuova programmazione ed è, insomma, per questo abbiamo iniziato anche questo percorso d'ascolto, perché è importante che i sindaci comincino a parlarsi e a ragionare insieme. È fondamentale avere le idee chiare, ma ancor più fondamentale fare una coprogettazione tutti insieme. Infatti, veramente devo ringraziare la Regione perché per la prima volta, dopo tanti anni, ha avuto un atteggiamento di coinvolgere tutti i comuni, quindi ha fatto una campagna d'ascolto in tutte le province delle Marche. Ringrazio l'assessore Guido Castelli, ma anche il presidente Francesco Acquaroli, e per questa volontà di voler coinvolgere gli amministratori nella costruzione progettuale della nuova programmazione 2021-2027. È determinante perché se ogni comune programma e progetta in modo individuale, non riusciamo a trasformare le risorse in opportunità di sviluppo economico e quindi l'importanza di poter coinvolgere tutti i comuni, ma anche sia le aree interne che quelle costiere per un progetto di territorio e di sviluppo, perché in realtà se continuiamo con progetti chiusi all'interno dei nostri comuni non riusciamo ad alzare la visione e a far collaborare tutti i comuni delle Marche.